Un uomo aveva due figli. Un giorno, il più giovane disse al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». Poi se ne andò in un paese lontano e là dilapidò tutto ciò che aveva, vivendo fra dissolutezze. Quando questo figlio ebbe consumato ogni cosa, una grande carestia colpì quel paese ed egli si ritrovò in miseria. Si mise allora al servizio di un abitante di quei luoghi, che lo mandò a lavorare nei suoi campi, a pascolare i porci. Cercava di sfamarsi, mangiando le loro carrube. Un giorno disse a se stesso: «Ora andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno d'essere chiamato tuo figlio. Ma riprendimi almeno come uno dei tuoi salariati». E levatosi, si mise in cammino verso suo padre. Da lontano, suo padre lo vide e corse verso di lui per gettarsi al collo. Ferma, non ti puoi avvicinare. Maria! Devi aspettare. E lo baciò, commosso. Maria! E allora il figlio disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, tirate fuori la veste più bella e rivestitelo. Ammazzate il vitello più grasso e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Lasciarsi toccare così da una peccatrice, una donna impura. È una prostituta. Sì, una vera prostituta. Non dovrebbe farlo. Non sei d'accordo anche tu? Vedi questa donna, Simone? Le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco. La tua fede ti ha salvata.